questo comandamento noi lo abbiamo ricevuto in una duplice redazione, linea 48, linea 49, Esodo, linea 48, Deuteronomio, linea 49. La cosa che volevo farvi notare è che la redazione più antica, quella della linea 48, quella del libro dell'Esodo, anche se non praticate molto l'ebraico, se notate, non desidererai la casa del tuo prossimo, possiede lo stesso verbo ebraico del non desidererai la moglie del tuo prossimo. Il verbo è sempre lo stesso nella linea 48. Temino è uguale. Mentre invece, se andate alla linea 49, dove abbiamo il comandamento invertito, viene prima la donna, poi la casa, per la donna viene adoperato il vecchio verbo, per la casa viene adoperato un nuovo verbo. Notate che il disegnino è diverso. Nel Deuteronomio c'è una finezza stilistica, perché si distingue tra il desiderio di una persona e il desiderio di una cosa, ma i verbi sono equivalenti, fondamentalmente equivalenti. Proviamo ad esaminare il verbo hamad, quello cioè che viene adoperato nei due comandamenti, nelle due versioni, tre volte. Prima versione due volte, seconda versione una volta. Se voi tirate via la prima lettera, per chi ha fatto ebraico, il tav appartiene alle lettere Heman, Div, chi se lo ricorda, sono quelle lettere che bisogna buttare via dalla parola che si legge per trovare la radice. Resta He, Mem, Dalet, Hamat, che indica il desiderio profondo, proprio quello che ti porta ad agire. Dobbiamo capire questo. Faccio un esempio, non è vero. Mi piace lei, la desidero. In italiano questo non significa che io decido di operare per ottenere un risultato. Indica solo un sentimento che si trova dentro la mia pelle e basta. In italiano dire io desidero non significa automaticamente dire mi attivo e faccio qualche cosa perché questo desiderio si traduca in realtà. Vi è chiaro? Mentre invece questo verbo in ebraico ha questa valenza. Io desidero e traduco il desiderio in un processo per ottenere, diciamo così, l'adempimento del desiderio. Sembra una sottigliezza, ma sotto il profilo antropologico il desiderio italiano è un sentimento che si traduce in un concetto e niente altro. Mentre invece in ebraico è un desiderio che si traduce in un concetto il quale produce un progetto che poi progressivamente viene attuato. Il comandamento proibisce questa dimensione, non la dimensione concettuale. Vediamo di dimostrare questo tipo di spiegazione che vi ho dato. Alla linea 52 e alla linea 55 trovate due esemplificazioni
dove noi abbiamo la stessa proibizione, non desiderare. Il verbo è lo stesso. Proviamo a leggere la linea 52. Darai alle fiamme le sculture dei loro dei. Non bramerai. Se voi date un'occhiatina al verbo, le prime due lettere sono la negazione, si legge da destra a sinistra. Lame, alef, più il puntino sopra, si legge lo. Lo in ebraico vuol dire no. Poi, guardate il disegnino che viene dopo, è uguale al disegnino che voi trovate alla linea 48 e nella prima parte della linea 49, è identico. Nella linea 52, sulla sinistra, trovate un cerchietto micronico. Quello viene chiamato il Circellus Masoreticus. Perché nell'edizione critica, dove avete la Masorah, Masorah è la siepe, cioè quelle annoticine che i rabbini hanno fatto lungo i secoli per custodire il testo integro. E allora questa Masorah dice che questa parola la trovate X volte in quel libro, oppure che invece di leggerla così la dovreste leggere colà. Sono delle annotazioni esegetiche, non ha nessun significato a livello di modifica del vocabolo. Dunque, non bramerai e non prenderai. C'è il desiderio e c'è l'azione che l'accompagna. Non bramerai e non prenderai per te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne resteresti come preso in trappola perché sono un abominio per il Signore tuo Dio. In questo testo si vede con chiarezza come il bramare si traduce in un possedere. Il prendere è un'azione concreta, il bramare è un atteggiamento interiore. L'atteggiamento interiore si traduce in un'azione concreta. In questo caso, il bramare è un peccato. Michea, guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. C'è un legame strettissimo fra il desiderio, il progetto, il compimento. Linea 58. Lì trovate il nostro verbo. Il verbo hamat lo trovate coniugato alla terza persona plurale maschile. Hamdu. Sono avidi, desiderano, bramano, è la stessa cosa. Sono avidi di campi e li usurpano. Desiderano e compiono un'azione. Di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Questi due esempi ci aiutano a capire come questo verbo non indichi il solo sentimento che si ferma al sentimento, cioè che si ferma dentro la persona. Questi testi ci illustrano chiaramente come questo tipo di desiderio è legato a un'azione. Naturalmente, in merito a questo problema del desiderare una donna nel senso biblico e quindi nel progettare qualcosa, poi lo si attua, come fine naturale.
Noi lo troviamo, questo comandamento, declinato in diverse forme, soprattutto in Egitto, dove non c'era certo la morale biblica. Ma in Egitto voi lo trovate spessissimo nelle varie edizioni delle massime, ci sono diverse massime, per esempio ci sono le massime di Amenemope o le massime di Menkaure, sono tutti personaggi, faraone, gran ministro, che istruiscono i figli. Una di queste istruzioni riguarda la donna e queste massime dicono sempre: mai mettere l'occhio sulla donna di altri. Mai mettere l'occhio su una prostituta. Nel libro dei Proverbi abbiamo l'eco di queste massime egiziane, proprio per i motivi che vi dicevo prima, che dalla linea 61 alla linea 63 voi avete questo tipo di atteggiamento educativo. Figlio mio, osserva il comando di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno. Perché il comando è una lampada e l'insegnamento una luce, è un sentiero di vita l'istruzione che ti ammonisce. Se voi tornate indietro con la memoria, capite perché si dice: dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre. Perché sono quelli che ti danno queste dritte per la vita. Il padre e la madre sono l'ultimo stadio di un'esperienza umana lunghissima. Viene dal nonno, dal bisnonno, dal trisavolo, i quali hanno trasmesso alle generazioni successive tutta l'esperienza precedente. E quindi i tuoi genitori sono depositari di questa lunghissima tradizione, che la passano a te, arricchita ovviamente anche dalla loro esperienza personale e anche dai loro limiti personali, tutti i sensi di colpa che abbiamo noi, da dove vengono? Dall'educazione che ci hanno dato i nostri genitori. Noi prendiamo il meglio che ci hanno dato e quello che non funziona lo buttiamo via. Questo è il compito della persona adulta, senza rifugiarsi dietro la frase beota: ma io sono stato educato così. Ma sei adulto o no? L'adulto decide: prendo questo, tralascio quello. Dunque, in questi primi versetti noi abbiamo, diciamo così, indirettamente la motivazione del comandamento che abbiamo già esplorato. Linea 67. Tutti questi insegnamenti che tu hai ricevuto ti proteggeranno dalla donna altrui, dalle seducenti, qui non sappiamo. Probabilmente azioni, seducenti atteggiamenti della donna sconosciuta. Dietro a questo semplice stico noi troviamo un'esperienza diffusissima nella nostra cultura. Molto spesso la donna si innamora di un uomo dopo averlo visto una volta. Donna sposata o non sposata, e la stessa cosa succede all'uomo. Il popolo ebraico dice: guarda che quella è una persona che tu non conosci. E quindi sei rimasto affascinato dalla vernice. Questo
Cosa c'è dietro la vernice? Non lo sai. Fermati. Ti proteggeranno dalla donna altrui, dalle seducenti parole, che ne so, della donna sconosciuta. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi. Qui spiega probabilmente cosa sta dietro a quelle seducenti cose. La bellezza e lo sguardo. Poiché se la prostituta cerca il pane, la donna sposata ambisce una vita preziosa. Siamo nel 1000 avanti Cristo. Non c'era quella volta l'università, nell'università non c'era la facoltà di psicologia, ma la vita la conoscevano bene. Linea 68, linea 70, c'è in qualche maniera una chiave, non la una chiave, per comprendere come il desiderio non necessariamente è un qualche cosa che ti rende felice, perché puoi trovare la prostituta di cui tu ti innamori, ma lei non ha bisogno di te. Ha bisogno dei soldi che tu hai perché deve vivere. E altre persone che sono già impegnate non ha bisogno di te, ha bisogno di sganciarsi dalla situazione in cui si trova. E tu sei l'autobus che passa e questa persona lo prende proprio per uscire dalla situazione che sta vivendo. Linea 71. Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i vestiti o camminare sulle braci senza scottarsi i piedi? Cosa ti sta dicendo? Sta dicendo quello che la civiltà semitica conosce, e cioè questo desiderio. Questo tipo di desiderio, perché l'ebreo conosce anche l'altro tipo di desiderio che è uguale al nostro. Ma questo tipo di desiderio che si traduce in azione ti distrugge. Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i vestiti? Risposta no. E quindi quel tipo di desiderio lo puoi bloccare? No. Se tu accetti che quel tipo di desiderio esista in te, non lo puoi bloccare. Devi riorientare il desiderio. Allora lo puoi bloccare. Allora può restare solo dato cognitivo e niente altro. Altrimenti diventa dato attivo, operativo. Così chi si accosta alla donna altrui, chi la tocca, non resterà impunito. Linea 67, voi trovate l'espressione donna altrui. Linea 73, trovate ancora l'espressione donna altrui. Notate? Questa si chiama inclusione. E quindi voi avete il vero commento del nostro comandamento dalla linea 67 alla linea 73 compresa. È un commento al comandamento nostro. Però, se notate, questo commento viene contestualizzato nell'educazione che tu ricevi. In altre parole, gli ebrei dicono così: la nobiltà d'animo non è una dote personale,
è un qualche cosa che tu ricevi nel clima della tua famiglia. Poi tu lo coltivi oppure lo deteriori. Ma dipende molto dall'educazione. E l'educazione non è solo la regola che tua madre ti dà col dito alzato, tuo padre ti dà col dito alzato. È la mentalità che respiri. È la sensibilità con cui tu vivi le dinamiche dei rapporti fra genitori, fratelli, genitori e figli. Ed è all'interno di questa logica che tu puoi capire il valore di certi comportamenti. Per questo motivo, il sapiente ebreo ti infila dentro la linea 61-66 prima di fare il commento dalla linea 67 alla linea 73. In altre parole, ti sta dicendo, io ti posso anche insegnare il comandamento del Decalogo, ma tu non capirai un Kaiser se alle spalle non hai un clima familiare educativo. È modernissimo questo tipo di atteggiamento. Noi dobbiamo tenere presente che c'è sempre anche l'eccezione, perché da una famiglia, diciamo così, non armonica, può sempre uscire fuori un soggetto che invece è estremamente equilibrato, armonico, nobile. L'eccezione c'è, però di norma non succede così. Dunque, noi dobbiamo tirare una conclusione. Signore, vedere un bell'uomo e dire mi piace è lecito. Gentili signori, vedere una donna e dire mi piace è lecito, ma lì ci si ferma. Vi è chiaro il concetto? E allora, adesso, quando andate a confessarvi, se voi avete visto una persona che vi piace, non dovete dirlo. È un affare vostro. Ho commesso peccati in pensieri, parole, opere. I pensieri, ho desiderato. No, non hai desiderato. Hai semplicemente fatto un apprezzamento di tipo estetico o di tipo affettivo e lì ti sei fermato. Punto, chiuso. Non è un peccato. Vi è chiaro? Se no Don Renato deve star lì ad ascoltare cose per cui non vi può dare né la soluzione né la penitenza, perché per ciò che non è peccato non c'è la soluzione e per ciò che non è peccato non c'è penitenza. Siamo adulti. Dobbiamo avere la capacità di gestirci e per gestirci dobbiamo saper valutare e abbiamo uno strumento in più per valutare. Sì? Il mio maestro, non so se sia anche il vostro, ma il mio maestro dice, se tu guardi una donna per... Desiderato. Se tu guardi una donna, appunto, non succede niente, ma se tu guardi una donna e cominci ad avere questo atteggiamento progettuale, tu sei out. Perché dentro di te hai cessato di avere un atteggiamento di rispetto verso l'altro. L'altro non è un giocattolo a tuo servizio. Gesù, sotto questo profilo, era un dritto.
Quindi, tutte le valutazioni estetiche e emozionali che vuoi, ma passare da dentro la tua pelle a fuori della tua pelle non è corretto. Al di là del fatto morale, che è una cosa tremendamente seria, anche antropologicamente parlando, cioè mantenendo la riflessione solo a livello orizzontale, non è rispettoso né di te né dell'altro. È nel dialogo che può nascere qualche cosa. Poi sarà lecito o non lecito moralmente, lo si può vedere dopo. Ma è nel dialogo. Posso darti un bacio? No. Giusto. Posso darti? Sì. E allora lì inizia il dialogo fra due libertà che si incontrano. Poi, che sia moralmente corretto o moralmente non corretto, questo è un secondo passo che bisogna fare. Ma il primo passo è la libertà dell'altro. L'altro non è un oggettino per te. Spiegato?